aveva tutti i capelli arruffati e la faccia sporca di polvere. Si faceva fatica a capire quanti anni potesse avere, forse 9, forse 11. Aveva lo sguardo profondo e serio di certi adolescenti, ma i lineamenti e l'espressione di una bimba. La cosa che saltava all'occhio, però, era la sua tristezza. Pietro Bartolo, Le stelle di Lampedusa, ve lo consiglio.